Noi siamo a Jesolo, non siamo a Cattolica, capito? Cioè non siamo con il nostro motoscafino da 3 euro, bucato tra l'altro come, sai, i gommoncini quelli che regali ai tuoi figli. Sento, no? Una risata sotto, sento una risata così. Cioè noi siamo qua in totale ricchezza, voglio dire, cioè siamo in questo parco acquatico bellissimo. Mattoli, scusami, i 3 euro sono quelli che hai speso tu per la barchetta di carta? Sai quelle che si mettevano i muratori in testa una volta? Scusa, quella di carta, quella barchettina lì, ecco, quelle sono quelle che hai speso tu per andare in mare, Mazzoli. Scusa, mi sembra di aver riconosciuto una voce di un mio ex migliore amico. Ma mio real. E ride. Senti, Gigi. Ma real è troppo bello. Gigi. Ha telefonato un'ascoltatrice nella Bastard Inside Line dicendo che si è comprata una cosa, una tenda tipo canadese della Quechua, sì. E l'ha nominata la tenda Gigi. Battezzata Gigi. La mia tenda. Sì. Ah, perché io avrò una tenda Quechua. Ascolta, ti hanno visto uscire due volte da Decathlon con tutti i sacchetti della Quechua. Mazzoli. Il giorno in cui io entrerò in Decathlon, tu sarai un uomo ricco. E questo è impossibile. E quindi né una né l'altra cosa si realizzeranno mai. Senti, ma come sta andando l'andazzo della finanza in Italia? Sì, allora, eravamo rimasti al congresso americano, no? Allora, ragazzi, vabbè, congresso americano, ti dico solo che ho fatto la notturna stanotte per ascoltare questi quattro con cinque televisioni contemporaneamente accese. Ma no, non puoi capire. Ma come sta andando? Cioè rischiamo veramente di diventare tutti crudi? 5 Bang & Olufsen, non 5 Telefunken, Nievar Grundiger. Cioè, hai capito, no? Cioè, ma mo è bello il Bang & Olufsen. Ah, adesso è brutto il Bang & Olufsen. Ah, è meglio il Mivar. Ma dai, ma ormai è una roba vecchia, dai. Mattoli, hai il Mivar 0,5 pollici. Fai bravo, per piacere. Ci vuole la lente di ingrandimento per vedere le figure. Allora, caro amico Real, sì. Facci una descrizione. Unico amico. Vero. Facci una descrizione. Che sono bello fresco perché vengo da un microsonno di 10 minuti. Cazzo. Facci uno specchietto di quello che è, diciamo, quella che è la situazione dell'Italia attualmente. Finanziaria, finanziaria. Secondo me la situazione italiana è esattamente paragonabile alla tua, Mazzoli. Cioè? Armageddon. Gigi, ti faccio godere. Stamattina mi ha chiamato la banca. Sì. Ovviamente il lunedì mattina, perché mi sembra giusto, il primo d'agosto, lunedì mattina, accendi il cellulare. Era la rata del mutuo delle 8.30 o delle 8.31? No, ti do una bella notizia, Gigi. Ogni minuto c'è una rata. Gigi. C'è anche l'orologio, l'orologio rata è bellissimo. Ogni minuto sei in una rata, dalle 32 lise, la 33 fido. Te lo giuro su quello che ho di più caro, cioè niente. Sì. Sono sotto di 5.600 euro, Gigi. Vabbè, ma sali buono. Cioè? In netto miglioramento, Mazzoli. La trimestrale è buona, Gigi. No, aspetta, sai perché? Perché ti ha chiamato alle 8.28, la banca apre alle 8.30, non era ancora scattata la rata del 31 e delle 32, capisci? Se ti chiamava alle 33 eri sotto di 27.000, capisci? Però ti do un'altra bella notizia. Allora, noi qua siamo tutti ammogliati, quindi è un po' difficile ficcare. Poi c'è chi lo fa di nascosto, ma non faccio nomi, ciao Pippo. Mazzoli, con o senza moglie. Il ficcare non è un verbo che fa per te. Però c'è un ragazzo che sta tenendo alto, diciamo, il tuo nome. La bandiera, sì, molto l'asta soprattutto. Alza bandiera. Ballerina. No, Alan Caligiuri nell'arco di una settimana si è ficcato due donne a sera. Quindi si merita un applauso questo nano bastardo. La domanda è, respiravano con il sistema polmonare o branchiale? Un po' misto. Gigi. Erano esseri umani o rane? Gigi. Fratello Alan, tu lo sai che ti voglio bene, su alcune mosse, vedi Val Gardena, ti ho visto un po' male. Hai ragione, Gigi, ho bisogno di un favore. Per ficcare di più ho bisogno di una Porsche Cabrio, Boxster S. Me lo fai questo regalo? Solo? Me lo fai questo regalo? Scegli il colore che arriva. Ma vai a cagare, va. Grazie mille. Scusa, e questa sarebbe la bella notizia che volevi darmi? Beh, dai, diciamo che lui tiene alta la bandiera dello zoo, comunque ficca. Cioè, zorra tantissimo. E questa è la buona notizia. Ne hai una buona per Mazzoli? No, guarda, per me l'unica buona notizia sarebbe prima pagina del Corriere. Alla spezzata sull'Atlantico. No, ma perché? Ma perché?